Ok, allora, come ci siamo detti, rivediamo velocemente le pagine che abbiamo visto martedì per avere fissato, diciamo, registrato le informazioni che poi vi potrebbero servire in futuro, oppure se c'è qualche studente che dovesse agganciarsi un po' più tardi. Allora, sono Gianluca Antonelli, questo è il corso di teoria dei sistemi, questi sono i luciti che sono già caricati su Classroom. Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, 9 crediti, 72 ore, noi faremo 2 ore di teoria e la lezione in remoto che è dedicata alle esercitazioni, finiamo il 18 dicembre. Queste sono le aule, non sono cambiate, quelle di robotica le abbiamo cambiate, per cui noi oggi ci vediamo in quest'aula e poi ci rivediamo venerdì alle 11 su Meet. Questi sono i codici Classroom e il link a Google Meet per tutta la durata del semestre. Ricevimento per appuntamento durante, diciamo, questa emergenza, appuntamento ma su Google Meet. Modalità d'esame, facciamo un progetto che viene seguito da una discussione sugli aspetti teorici. Per quanto riguarda il progetto, io vi farò vedere durante il corso alcuni progetti degli anni passati che poi ho trasformato in esempi. Per cui ho degli esempi, ve li faccio e quelli, vi dico, questo era un progetto d'esame dell'anno scorso. Il progetto lo preparo ogni anno, io non ce l'ho ancora il progetto di quest'anno e ogni volta dico, va bene, ora lo preparo, ora lo preparo. In realtà, se qualcuno di voi volesse fare l'esame prima di Natale, io metto sempre un appello prima di Natale, a metà novembre, fine novembre, ricordatemi che devo preparare il progetto, va bene? Perché non è che ci metto proprio 10 minuti, lo devo fare, devo provarlo e così via. Tesi di laurea, cominciate a pensare alla possibilità da adesso di individuare un argomento che vi piace, a prescindere ovviamente da questo, per l'anno prossimo, se siete iscritti al primo semestre di 4, l'anno prossimo sceglierete moduli a scelta e già quella è una scelta che potrebbe essere collegata alla tesi di laurea. Quindi cominciate a vedere anche questa materia in ottica, tesi di laurea, guardate il sito del laboratorio e, diciamo, fatevi un'idea di quello che facciamo. Materiale, come vi ho detto, non ho un solo libro di testo, al contrario invece del corso di robotica in cui ho un testo che seguo in maniera abbastanza fedele. Per teoria dei sistemi non ho trovato un testo che racchiudesse gli argomenti con l'approccio che ho deciso di dare io, col taglio che ho deciso di dare io. Storicamente questa è una materia che potrebbe avere un taglio troppo teorico per questo contesto, per cui io ho preferito in qualche modo rivedere alcuni argomenti dandogli una veste un po' più ingegneristica, un po' meno teorico, ma comunque lo troverete teorico come corso, già ve lo dico, cerco di fare il possibile, ma c'è bisogno di una base matematica per poter poi arrivare a capire alcuni aspetti che chiamiamo proprietà strutturali dei sistemi dinamici, che nella forma ingresso-uscita si perdono. E invece si leggono bene, si fa bene l'analisi nella forma ingresso-stato-uscita, che è quella che vedremo oggi, cominceremo a capire un po' che significa ingresso-stato-uscita, per poi utilizzarli in alcune applicazioni che sono estremamente diffuse. Il filtro di Kalman è, diciamo, una parola che qualsiasi ingegnere prima o poi sente nella sua carriera. E si apprezza, secondo me, bene solamente avendo alle spalle tutti gli argomenti che ho messo prima del filtro di Kalman. Bene.
È una riga di comando in MATLAB se voi volete implementare un filtro di calma, però se non capite quello che c'è sotto il comando possono succedere cose stravaganti e in una lezione io vi farò vedere delle cose stravaganti che sono effettivamente successe in un contesto spiacevole in cui era meglio se non fossero accadute. E poi vediamo un altro po' di proprietà. Va bene, questo è quello che ci aspetta da qui al 18 dicembre. Queste sono le esercitazioni e questa è una mappa per capire dove sono i controlli automatici e dove sono gli argomenti che fate all'interno della teoria dei controlli automatici. Ok, quindi partiamo con l'introduzione che abbiamo già visto solamente nelle prime pagine martedì scorso. Non faccio rivedere i video, se qualcuno si collega dopo se li perde non è una grande perdita, altrimenti me li chiede e gli do il link al sito YouTube. Allora, brevemente, un sistema dinamico che cos'è? Beh, per noi un sistema dinamico è un oggetto, un'astrazione, è qualcosa che ci serve per descrivere l'evoluzione nel tempo di variabili interconnesse fra di loro. La parola dinamico per noi sta proprio a significare l'attenzione che noi poniamo sul concetto di evoluzione temporale. Quello che studieremo sarà limitato a valutare l'evoluzione rispetto a una variabile temporale che può essere continua o discreta. Per cui tempo continuo utilizzeremo t appartenente ad r, questi sono i reali, discreto k appartenente ai naturali. Simbologia che utilizziamo da adesso fino alla fine del corso. Font matematico minuscolo sono scalari. Grassetto sono minuscolo sono vettori, grassetto maiuscolo sono matrici. In alcune situazioni, per vari motivi, questa convenzione viene un attimo abbandonata, però diciamo c'è scritto. Cos'è che non studiamo? Non studiamo i sistemi dinamici ibridi, in cui c'è bisogno di prendere in considerazione contemporaneamente le variabili tempo continuo e tempo discreto per il tempo, e non consideriamo i sistemi ad eventi discreti, che sono quelli che avanzano non perché sta scorrendo il tempo, ma perché è successo qualcosa, per esempio la gestione di un magazzino. Non mi conviene, è molto diciamo oneroso dal punto di vista proprio matematico, gestire la gestione di un magazzino, scusate la cacofonia, tramite le equazioni alle differenze, è meglio gestirla dicendo ok, è arrivato un nuovo camion e quindi tu stai cambiando lo stato in un altro stato e vediamo che cosa succede. Quali sono gli strumenti matematici di cui ho bisogno? Per descrivere diciamo un sistema dinamico ho bisogno di un modello matematico, cioè di leggi che me lo facciano descrivere quantitativamente, va bene? Ossia io voglio associare dei numeri a questa evoluzione del mio sistema dinamico. Nel tempo continuo faccio riferimento a equazioni differenziali, cioè la derivata rispetto al tempo delle variabili che mi interessano, e nel tempo discreto le equazioni alle differenze. Fate attenzione, equazione di differenze, se aprite un libro di matematica, di analisi, quelle che noi chiamiamo differenze si trovano col nome forse corretto che è di ricorrenza. Non trattiamo, è in grigio, le reti di Petri, che sono uno strumento matematico che si è reso necessario per descrivere i sistemi dinamici ad eventi discreti. Ok? Così come non trattiamo le equazioni differenziali o le differenze stocastiche, le cosiddette catene di Markov, anche se variabili aleatorie le troveremo nel filtro di Kalman. Va bene? Quindi faremo qualcosa con le variabili aleatorie. Ok. Cos'è un modello matematico? Modello matematico,
a me serve per descrivere quantitativamente un sistema dinamico. Per cui, se devo descrivere il comportamento di questo corpo rigido, io ho varie possibilità. Se io sono interessato alla caduta di un grave, per cui questo corpo rigido soggetto alla forza di gravità, io ho una prima possibilità è che lo considero un punto materiale. E che cosa significa? Che tutta la massa è concentrata in un punto, lui non ha orientamento, non ha inerzie, ha solamente la massa. Posso considerare solamente l'asse verticale, per esempio, e studio solamente come cade. No, questo sarebbe un modello estremamente semplice, dipende, diciamo, se mi va bene o no. Potrei anche considerare un corpo rigido, quindi a 6 gradi di libertà, e posso decidere di modellare la sua interazione col fluido che lo circonda. Come la modello l'interazione? Dal punto di vista matematico sono equazioni che diciamo, noi non trattiamo in controlli, sono equazioni differenziali alle derivate parziali. Bene, i nostri strumenti matematici, quelli che avete sviluppato durante gli esami di controlli che vedremo adesso, non sono adatti a gestire le equazioni differenziali alle derivate parziali. Per cui potrei farlo sì, però poi devo studiare, diciamo, qualcos'altro per analizzare come si comporta questo oggetto. Ma a me serve? La risposta è dipende. Quindi il modello matematico va sviluppato in funzione di ciò che ci serve. Come lo sappiamo? Con l'esperienza. Lo sappiamo, diciamo, diventando ingegneri, capiamo cosa si può trascurare, cosa invece è importante conservare. E poi anche con le validazioni numeriche. Va bene? Noi abbiamo i calcolatori, abbiamo la possibilità di fare simulazioni, possiamo capire se il nostro modello, magari anche con dei piccoli esperimenti, è un modello valido o meno. La frase, diciamo, ha effetto, il paradosso che gira fra nella comunità di chi si occupa di modellistica e tutti i modelli sono sbagliati perché l'unico modello perfetto è, se facciamo riferimento a una mappa geografica, è quello 1 a 1. Modelli dinamici perfetti dovrebbero considerare, per esempio, le interazioni subatomiche. Chiaramente è fuori, non ha senso qui. Va bene? E qui in rosso di tutta questa frase c'è scritto che deve essere applicabile. I modelli matematici ci sono anche quando qualcuno vi dice che tutto quello che ha fatto è data driven, big data, è model free. Non è vero. Il modello è all'interno del progettista, è nella sua conoscenza del processo e nel suo intuito, è nei suoi tentativi. In realtà noi facciamo sempre un modello di ciò con cui interagiamo. Vi sarà capitato di prendere una scatola non trasparente, opaca, e magari la immaginate piena, la scatola è vuota. Cosa succede? Succede che voi la tirate su più di quanto vorreste. Perché? Perché voi avete fatto un modello matematico, avete stimato il peso e avete fatto un controllo in avanti, dicendo quant'era una forza iniziale da mettere su questa cosa. Quindi voi avete fatto il modello, noi lo facciamo sempre il modello matematico. Va bene? Per curiosità, questa è la chimera. Che è un animale mitologico che non esiste. Allora, rappresentazione di stato. Ingresso uscita, abbiamo P ingressi che indichiamo con la lettera U, Y uscite che indichiamo con la lettera ovviamente Y di dimensioni M, quindi M uscite. Chiedo scusa, e il loro legame è rappresentato da un insieme di equazioni differenziali o alla differenza se sono nel tempo discreto. Ingresso, stato, uscita, che è ciò che facciamo in questo corso, in cui noi abbiamo un legame fra ingresso e uscita che avviene attraverso n variabili che definiamo di stato ed equazioni differenziali del primo ordine. Questa è una definizione che adesso snoccioliamo in tutta una serie di esempi, quelli che vediamo oggi.
Bene, per cui capiremo chi è questo Stato. Lo Stato rappresenta una sorta di configurazione interna di un sistema dinamico. Mentre in ingresso e uscita io ho una mia scatoletta, metto l'ingresso e vedo cosa succede nell'uscita, adesso con lo Stato noi vogliamo vedere che cosa succede all'interno del mio sistema dinamico. E scopriremo che è importante farlo. Se non lo facciamo, possiamo avere dei comportamenti strani in uscita, cioè non è che noi lo facciamo perché qualche forma di perversione strana, lo facciamo per migliorare il comportamento, l'analisi e la sintesi, quindi la comprensione e poi il comportamento di eventuale controllore. Se non sappiamo cosa succede all'interno della scatola, cioè all'interno del mio sistema dinamico, come ho detto prima, possono succedere cose estremamente spiacevoli e quando io dico spiacevoli, e c'è un hardware di mezzo, questo può avere delle conseguenze che, se va bene, sono solo economiche, se va male, possono essere anche di altra natura. Ok, cosa tratta l'automatica? Ovviamente questo è più a monte della teoria dei sistemi. Noi ci occupiamo di tutti quanti questi problemi, li abbiamo visti ieri, quindi adesso, diciamo, anche se la lezione registrata rimane senza una definizione, una chiacchierata nel dettaglio, non succede niente di grave. Facciamo modello e identificazione, per esempio, qui impariamo a estrarre quella PDS che era il punto di partenza delle vostre sintesi del controllore negli esami di fondamenti di sistemi dinamici. Data PDS, chi ve la dà PDS? Qualcuno che ha fatto il modello e l'identificazione. Chiaramente quello è il modello più semplice che possa venirvi in mente, perché voi avete per esempio un guadagno e due poli nella PDS. Quei tre numeretti sono il risultato di una identificazione. Va bene? In robotica di numeretti per rappresentare il modello dinamico ce ne stanno, per un robot a 7 gradi di libertà ce ne sono un centinaio. Va bene? Per cui dovete estrarre questi numeretti attraverso delle tecniche di identificazione. L'analisi sta a significare la comprensione sia teorica che quantitativa del comportamento di un sistema dinamico. Il controllo va bene, lo sappiamo, cerchiamo di far fare quello che vogliamo al nostro sistema dinamico. Cosa significa questo? Lo vedremo con calma, lo avete già visto. Ottimizzazione. Potete scoprire che se voi volete andare da A a B con un punto materiale oppure con un oggetto, con un'automobile, con un treno, potete voler ottimizzare qualcosa. Che cosa? Potete voler ottimizzare l'energia, potete voler ottimizzare il tempo. Se io devo andare da un punto all'altro e do una forza che è limitata, per esempio, qual è il modo migliore per andarci? Cioè, posso minimizzare il tempo? Qual è la traiettoria? Vado più veloce possibile, poi una velocità di crociera e poi rallento, mi devo fermare con velocità 0,4. O altre domande simili. Ci sono dei problemi di ottimizzazione che ci possono aiutare a dare una risposta a questo. Stima dello Stato, dedicheremo tanto tempo alla stima dello Stato. Ognuno dei vostri cellulari ha un GPS che, quando vi dice dove vi trovate, ha fatto una stima dello Stato e sarà un caso studio che noi analizzeremo. Va bene? Ha fatto una stima dello Stato tramite un sistema dinamico e gli algoritmi che vedremo. Verifica diciamo, la validazione di qualsiasi progetto voi abbiate fatto. Viene fatta prima al calcolatore per ovvi motivi. La disponibilità computazionale oggi è sufficientemente più favorevole rispetto a fare un esperimento. Vabbè, dipende anche diciamo, da quale hardware che avete a disposizione, ma tipicamente è meglio dedicare un po' di tempo a fare le simulazioni che non andare lì, accendere subito il vostro robot e vedere che cosa è successo, oppure l'automobile senza guidatore, o il razzo, o quello che vi pare. Adesso vedremo un po' di esempi. Diagnostica, io
in parallelo al mio sistema faccio girare un software di diagnostica che mi dice se ci sono dei problemi e se l'ho fatto bene me lo dice prima che succede qualcosa di irreparabile. Una temperatura si sta alzando più di quello che dovrebbe, io per saperlo ho due modi. Uno, ci metto un sensore. Due, se non posso metterci il sensore perché quella grandezza non è fisicamente accessibile, vedremo che alcuni posti non potete mettere il sensore. Due, quella grandezza non è fisicamente misurabile. Ci sono delle grandezze per cui non esiste un sensore che le misuri. Per cui in quel caso che faccio? Ci provo tramite il sistema dinamico a stimarle e a dire guarda, lì c'è qualcosa che non va. Quella corrente è troppo alta, quella temperatura è troppo alta, ti mando un warning prima che sia troppo tardi. Ok, ora cominciamo e per la prima volta io ho fatto le mie brave prove da bravo diciamo ingegnere, vediamo come va, nel senso che io a questo punto la mia abitudine era quella di scrivere alla lavagna in maniera tale da fare passaggi con voi, bene? E anche per avere gli stessi tempi di voi che eventualmente siate bisogno di scrivere. Adesso non scrivo alla lavagna perché preferisco, diciamo, non avere problemi di inquadrature, di luci. Io devo cambiare 4 aule in 2 corsi questo semestre, con voi 2 e nell'altro corso 2, per cui ho preferito essere autocontenuto e vediamo se la cosa funziona, nel senso che la mia idea è adesso quella di usare la tavoletta. Vediamo, voi vedete bene? Sì, vediamo come scrivo. Allora, questo l'abbiamo fatto l'altra volta, però ora, siccome, diciamo, voglio divertirmi da zero, lo cambio. Ecco, certo, questa non è... Lo cancello, teoria dei sistemi non c'è bisogno. Questo è un software di lavagna condivisa. Mi è stato suggerito da un collega, è sufficiente una qualsiasi lavagna condivisa per fare questa cosetta. Quindi io adesso l'unico problema, e ve lo dico subito, è che non posso appoggiare il polso perché se no scrivo e che non devo usare ovviamente le stesse lettere che avete voi lì. Allora, che cosa facciamo adesso? Facciamo un piccolo modello matematico, ok? Induttanza, resistenza, capacità, tensione di ingresso, tensione di uscita. A questo punto la corrente, questa è la corrente, la chiamo I con L, I con C e basta, non ho bisogno di nient'altro. Ok, allora a questo punto io che cosa devo fare? Devo scrivere il modello matematico. Io non ho studiato elettrotecnica o fisica 2, adesso non so, io questo argomento l'ho fatto per la prima volta in fisica 2, probabilmente voi l'avete visto, qualcuno di voi in elettrotecnica, forse non fa neanche parte del piano di studi, non è importante, vedremo dei modelli matematici abbastanza stravaganti nei prossimi minuti. Bene, modello matematico non fa parte di questo corso, nel senso che noi adesso non è che dobbiamo ristudiare fisica 1, elettrotecnica o altre cose. Devo conoscere le equazioni fondamentali, vado a prendere un libro, mi faccio aiutare da qualcuno che ha studiato elettrotecnica, l'importante è che adesso sia in grado di scrivere qual è il legame fra queste variabili. Quali variabili? Beh, guardate, L, R e C sono le caratteristiche dell'induttanza, della resistenza e della capacità. Non cambiano. Perché io faccio l'ipotesi di lavorare a frequenze in cui non cambiano, va bene? Quindi già ho fatto un'ipotesi e ho fatto una scelta di modello. Ok, noi facciamo l'ipotesi che rimangano costanti. Quindi sono parametri del modello matematico. In questo caso sono maiuscole perché sono, diciamo, un font matematico, sono parametri.
Quali sono le variabili interconnesse? Ah, qua vicone ci metto tensione d'ingresso. Quali sono le variabili interconnesse fra di loro di cui abbiamo parlato nella definizione? Correnti e tensioni. Va bene? Se io decido che l'ingresso di questo circuito è questa tensione qua che ho chiamato vicone, no? Col pedice I, vuol dire che, vabbè, ho un generatore di segnale. Ok, ho questo generatore di segnale e assegno la tensione che mi pare. I con L, I con C e V con U sono collegate alla tensione di ingresso. Come? Devo scrivere le equazioni. Allora, quali sono le equazioni? Apro il libro e vedo, ah, io devo fare degli equilibri, le equazioni di Kirchhoff. Per esempio, il primo equilibrio che voglio fare è un equilibrio di tensione qua. Che cosa significa un equilibrio di tensione qua? Significa che io posso scrivere che V con I e fatemi vedere, ho messo la T qua, sì, allora la T l'ho messa nel vabbè, la metto pure qua per ora e poi la leviamo. V con I di T, cioè è la variabile a chi è uguale.